In tutte le multifactory, in qualunque momento di sviluppo, ci saranno alcuni soggetti, alcune persone, che mostreranno atteggiamento estremamente critico, polemico e che cercheranno sempre di trovare quello che non funziona. E queste persone sono molto brave e individueranno sempre qualcosa che realmente non funziona. E ne parleranno una volta, 2 volte, 3 volte, diranno cose, ma non è possibile che questa cosa qua non sia stata ancora affrontata, eccetera, 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 o cose come, ma sarebbe così semplice. E diranno, ma qua non c'è organizzazione, non c'è chiarezza, non si capisce chi prende le decisioni, tutte cose del genere. Tutto questo è una menzogna, è una grande, enorme, gigantesca menzogna. È un in che senso è una menzogna? Queste persone hanno ragione, quello che diranno sarà assolutamente al 100% vero. Il punto è che all'interno di un progetto complesso come la Multifactory ci sarà sempre qualcosa che non funziona. La Multifactory non è un qualcosa di fissato che una volta realizzato si può lasciare lì. Non è una sinecura. Non è un cubetto di porfido che una volta che è stato realizzato, una volta che è stato levigato, si può appoggiare, no? È un qualcosa di vivo che continua a cambiare, continua a nascere problemi. Ma il problema, anzi, la questione è proprio che la Multifactory è uno strumento di risoluzione di questi problemi. I problemi non nascono dalla Multifactory, i problemi nascono dalla conduzione di uno spazio. I problemi non nascono dalla Multifactory, i problemi nascono dalla relazione tra imprese. I problemi non nascono dalla Multifactory, i problemi nascono dalla quotidianità tra persone. Allora, persone insieme che stanno insieme tutti i giorni, che hanno un rapporto professionale sotto forma di impresa, che gestiscono spazio, ovviamente e naturalmente si troveranno a dover affrontare dei problemi. La Multifactory non è la ragione per la quale questi problemi nascono, ma è la soluzione a questi problemi. Perché questi problemi nascono e nascerebbero comunque in qualunque tipo di relazione tra imprese, in qualunque tipo di conduzione dello spazio. La Multifactory è lo strumento, il metodo che permette di risolvere questi problemi in maniera più facile, pulita, veloce e priva di conflitti. Quindi sottolineare i problemi, sottolineare il fatto che esistano dei problemi è del tutto è una menzogna perché imputa al progetto un qualcosa che invece è esterno al progetto. Il progetto è la risposta, non è la causa del problema. Ed è chiaramente anche un'idiozia, perché è chiaro che i problemi nascono perché fanno parte della vita professionale di tutti quanti. È un po' come andare in bicicletta, prima o poi bucheremo. Se vado in bicicletta, prima o poi buco. Non posso pensare che il costruttore della bicicletta è un cretino perché ho bucato una gomma. Però poi buco. Semplicemente la Multifactory cos'è? La Multifactory è il kit che ti mette a disposizione la toppa, il mastice e le chiavi. Quindi il fatto di bucare la gomma è semplicemente legato al fatto che se vado in bicicletta sulla strada però poi becco un chiodo. La Multifactory è il kit che mi permette di riparare senza fatica. No, ci devo mettere un po' di fatica, ma sicuramente meno di quella che ci metterei se non fossi attrezzato con il kit montato sulla bicicletta. Quindi la Multifactory è la soluzione, non è la causa. Chi si focalizza sui problemi troverà sempre un problema, perché la conduzione dello spazio genererà sempre problemi. E per quanto noi possiamo fare dall'alto, top-down, fatica per evitare qualunque tipo di problema alle persone, evitare qualunque tipo di intoppo ai membri, in maniera tale che possano lavorare felici, stare sereni, non potremo mai risolvere il 100% dei problemi, semplicemente perché nessuno di noi è Dio e non è possibile anticipare i problemi. Alcuni sì, alcuni problemi no, si possono anticipare, ma comunque ci sarà sempre qualcosa che non funzionerà. Io posso sapere che all'interno del Multifactory è necessario predisporre un servizio di pulizie, perfetto, ma poi se il servizio di pulizie non viene fatto in maniera adeguata, o non piace ai soci, è una cosa che non posso prevedere in anticipo. Io posso in anticipo pensare che ci sia un servizio di pulizia, se poi non funziona, chi deve risolverselo? I soci. Attraverso che cosa? Attraverso lo strumento Multifactory. Pensare di poter
Costruire un mondo asettico in cui non ci sia mai nessun problema, così nessuno si lamenta e nessuno crea il clima negativo, è anche questa menzogna, una finzione. Questo tipo di mondo non esiste proprio non esiste nella quotidianità di tutti i giorni, non esiste nemmeno nel multifatto. Quindi, una cosa importante da ricordarsi è ci sono persone, i problemi esistono sempre. I problemi ci sono sempre, la multifactory non crea problemi, i problemi sono creati dalla conduzione dello spazio, i problemi sono creati dalla gestione delle persone, i problemi sono creati dalla coesistenza di persone e di aziende. La multifactory risolve i problemi, o meglio, dà delle indicazioni che aiutano le persone a trovare il sistema per risolvere i problemi. Le persone ipercritiche esistono sempre, possono essere in alcuni casi anche positive, perché una critica anche costante, ma fatta in modi giusti, è positiva. In alcuni casi sono semplicemente irritanti, quando criticano così, senza costrutto. In molti casi sono persone tossiche, che utilizzano la critica come costante della propria esistenza. Però la Multifactory non è un servizio di sostegno psicologico, la Multifactory non è una struttura che incorpori delle professionalità specifiche per gestire questo tipo di personalità, questo tipo di problemi, la Multifactory è un luogo di lavoro. Quindi il consiglio è mai dare la possibilità a queste persone ipercritiche di diventare dei leader negativi, quindi mai dare spazio mai dare eccessivo spazio a queste critiche. Normalizzare quindi queste critiche, nel senso che quello che non funziona è legato semplicemente a come la vita va avanti, come gli spazi vanno avanti, ci sono dei problemi che si risolvono. E nel caso in cui ci si accorge che queste persone sono insostenibili da un punto di vista proprio gestionale, allontanarle. Vanno semplicemente allontanate, isolate e allontanate, perché la Multifactory non può risolvere, non può rispondere a delle esigenze che sono di competenza di altre strutture. Quindi chi è una persona tossica e chi è eccessivamente negativa va isolata e allontanata. Chi invece è semplicemente polemica perché nasce polemica va il più possibile ascoltata ma silenziata. Ad esempio, deve essere assolutamente totalmente vietato utilizzare strumenti di comunicazione veloce come le chat su Messenger, WhatsApp o cose del genere per lamentarsi tutti i giorni di qualcosa. Questo deve essere vietato e questo deve essere stoppato proprio per regolamento. Di regola, quegli strumenti sono solo per comunicazioni veloci, non per le lamentazioni. Se c'è una lamentazione, deve essere una lamentazione seria, fondata su un'analisi approfondita della situazione. E soprattutto deve essere una lamentazione corredata da una soluzione. Io sono un socio, io vedo che questa cosa non funziona, io dico che non funziona, ma nel dire che non funziona dico anche come la risolverei con dei dati oggettivi. E dove porto tutto questo pacchetto, quindi lamentela e soluzione, lo porto nell'unico luogo dove si può prendere una decisione, nell'assemblea plenaria. Allora io prendo, allora questo qui, se anche io sono una persona polemica in maniera strutturale, ma comunque sono in grado di trovare soluzioni e portare soluzioni, allora do comunque un apporto positivo alla Multifactory. Quello che non deve essere permesso, non deve essere tollerato e non deve essere proprio per regolamento reso possibile è portare delle lamentazioni prive di soluzioni. Perché in una Multifactory tutti i membri sono titolati a condurre una Multifactory da parte, tutti i membri sono titolati a trovare soluzioni, non c'è nessuno che dall'alto della scrimacchina possa decidere a trovare la soluzione con la bacchetta magica, quindi vedi un problema, trovi una soluzione. Se vedi un problema e ti lamenti basta, non sei una persona che può stare dentro una Multifactory.